Salve a tutti, prendo velocissimamente un attimo di tempo per descrivervi alcuni degli appuntamenti di stasera. Alle 21 ci sarà il Python Riddle nella sala Pizza Margherita, in palio c'è un MacBook per il vincitore. Oggi alle 15.30 Nicola Iarocci continuerà l'approfondimento partito con il primo talk della giornata all'interno di questa sala. E inoltre ricordo che la poster session di oggi pomeriggio si terrà nell'area ristorazione. Lascio adesso la parola a Nicola La Rosa, che tratterà un argomento che molto spesso è sottovalutato dalle persone come noi: la salute. Grazie. Bene, questo talk è, come avete notato, totalmente off topic, non c'è niente di tecnico, però visto che mi avete votato io lo faccio, insomma, grazie. Inoltre ho messo un po' di marketing dentro, anche se non sono molto, diciamo, su quel lato lì, però ho fatto un po' di promesse che ovviamente non manterrò, o manterrò solo in parte. Va bene. Questo è quello che dovete fare. Andate fuori al banco di Orilli, prendete questo libro, fine, ve lo studiate, lo leggete, tutto quello che vi serve. Ecco qua, il talk è finito, vi ho restituito mezz'ora, ci sono domande? Niente domande, vabbè. Scherzavo. Non guardi. Vabbè, la salute. Cos'è la salute? Quella cosa che ti accorgi, che cos'è quando non ce l'hai più, sostanzialmente, no? Cosa che purtroppo avviene a alcune persone, immagino che ognuno di noi abbia dei casi personali, diciamo, e questo un po' è la cosa che spinge a occuparsene. Un'altra cosa che spinge a occuparsene anche personalmente, almeno nella mia esperienza personale, è che nella nostra società fortemente specializzata tendiamo a delegare questo, come tanti altri aspetti, a dei professionisti del settore, no? Tendiamo un po' a non essere troppo attenti a questa cosa fin quando effettivamente non c'è un motivo che ci costringe a essere attenti. E questa cosa non funziona sempre benissimo, perché per vari motivi socio-economici, culturali e quant'altro, nella nostra società, i professionisti del settore, per qualche motivo sono molto focalizzati sull'aspetto a posteriori, cioè sulla cura, piuttosto che sulla prevenzione delle malattie, no? Ci sono altre culture, diciamo, non occidentali, dove questa cosa invece dove l'enfasi è diversa. E questo, diciamo, è un ulteriore motivo che probabilmente ci spinge a occuparci di questo aspetto. Un'altra cosa che spesso si sente è parlare di sistemi biologici, corpo umano, ma anche di altri animali, in termini meccanici, meccanicistici, no? E questa cosa è ovviamente un tentativo di semplificazione che però non funziona, perché i sistemi biologici sono estremamente più complessi, e a tutt'oggi noi, forse questo spiega anche l'enfasi di cui parlavo prima, tutt'oggi noi conosciamo solo qualcosa di quello che succede nel... Cioè, conosciamo tanto, conosciamo molto di più di una volta, però conosciamo ancora tante cose, non le sappiamo di quello che succede, e abbiamo costruito dei modelli che sono piuttosto approssimati, cosa abbastanza inevitabile. In parte funzionano, in parte no, tendiamo a intervenire sul nostro corpo, comunque sui sistemi vitali, cambiandone l'equilibrio in dei modi, poi ci troviamo delle conseguenze che non ci aspettiamo e non sempre e le cose vanno come dovrebbero, diciamo. Quindi delegare funziona fino a un certo punto, è meglio forse diciamo, farci caso personalmente. Chiaramente questo è un talk molto, un overview, insomma, un talk molto introduttivo, quindi non possiamo sperare di approfondire molto. Né tantomeno vorrei puntualizzare, io sono non sono uno di quegli specialisti del settore, sono un ingegnere, sono un tecnico, sono semplicemente una persona che a un certo punto ha deciso che forse è il caso di capire un po' meglio come funziona quello che c'è dentro, in aggiunta a quello che c'è fuori, insomma. Una cosa molto semplificata, un modello molto semplificato che possiamo usare, possiamo considerare le relazioni che il nostro corpo ha con l'esterno, quindi tipicamente abbiamo dei flussi sia di materia che di energia che entrano ed escono dal nostro corpo, quindi un modo in cui è utile, a cui è utile fare attenzione per migliorare il nostro benessere è di capire bene cos'è che stiamo assumendo dall'esterno del corpo e come ci influenza e come ci coinvolge. Questo significa non solo cibo, ma anche l'aria che respiriamo, vari fattori inquinanti e anche il discorso energetico, ovviamente, è molto importante perché abbiamo bisogno di materia, di composti fisici, ma anche di
di scambiare energia, quindi di assumere e di buttare fuori energia. E questo flusso di ingresso e uscita devono essere in un certo equilibrio, no? Questo è il modello un po' semplificato con cui si considera tipicamente, per esempio, l'alimentazione, no? Uno dice tipicamente assumo materia ed energia tramite il cibo e spendo energia tramite l'attività fisica. Alla fine, se riesco a tenere queste due cose in equilibrio, allora rimango in uno stato abbastanza costante, il corpo chiaramente si rinnova continuamente, però rimango in una buona forma fisica, no? Si tende a pensare. Questo è di certo, vero, perché se questo equilibrio non c'è, da un lato possiamo avere che se c'è un apporto, questo diciamo perlomeno nella nostra società è meno consueto, però altrove purtroppo ancora accade, se c'è un apporto calorico insufficiente il corpo consuma se stesso, cioè per recuperare i materiali e l'energia necessaria per vivere alcune parti del corpo vengono sacrificate a tutto il resto. E viceversa, il caso più frequente almeno per noi diciamo fortunati è invece il caso in cui per vari motivi tendiamo ad assumere di più di quello che ci serve, e quindi esiste questo meccanismo evolutivo che il corpo ha di mettere da parte delle scorte, che sostanzialmente significa creare dei depositi di grasso nel nostro corpo per poi poter essere usati in futuri possibili periodi di carestia, no? Queste sono tutte cose che sappiamo già abbastanza, quindi da cui i tipici consigli a non accumulare troppo, cioè il fatto di essere in forma viene definito tipicamente come ad avere una certa quantità di grasso corporeo indispensabile per vivere, non si può eliminare in toto, però una parte oltre quella quantità lì diventa eccessivo da un lato, e dall'altro canto anche se si è in una buona struttura fisica, una buona proporzione di massa magra, massa grassa eccetera, è importante comunque, e questo è anche un problema che spesso noi altri con lavori sedentari abbiamo, mantenere una certa attività fisica costante e regolare, che non deve essere intensissima, però deve essere costante, appunto, essere frequente, deve avere una sua, perché appunto il corpo si è evoluto per essere usato, i suoi muscoli sono avuti per essere usati, e si è visto tramite indagini scientifiche che entrambe queste cose sono importanti, cioè si è dimostrato ormai che certi livelli di sovrappeso, addirittura di obesità, incrementano il rischio di contrarre determinate malattie, e allo stesso modo una carenza di attività fisica può portare alle stesse conseguenze. Quindi vogliamo capire un po' meglio come fare a fare ciò. Esempio pratico, per quanto mi riguarda la mia attività fisica, qua ci sono le cose che non faccio tipicamente, queste sono più che altro preferenze personali, no? Non vado in palestra perché non mi va sostanzialmente di essere in un ambiente in cui ci sono delle forme organizzate, in cui devo adeguarmi a dei ritmi diversi, o addirittura sentire della musica assordante o cose del genere, cioè, non se ne parla. E non mi piace correre semplicemente l'impatto traumatico, diciamo, del piede sull'asfalto, insomma, la trovo un modo un po' stressante. So che ci sono persone qui che hanno un'opinione diversa, e per carità li rispetto, però non è l'attività fisica che preferisco. E l'altra cosa è una cosa che è un po', diciamo, un difetto, nel senso che ci sono varie aspetti positivi nel fare attività fisica all'aperto, tra cui l'esposizione entro certi limiti ai raggi solari, la possibilità di chi può di respirare, di trovarsi in un ambiente naturale, eccetera. Bene o male siamo abituati a quello, più che a vivere sempre rinchiusi tra quattro mura in un ambiente artificiale, però per motivi un po' di pigrizia, un po' di comodità, quella è anche una delle cose che al momento non riesco a fare. Chi la può fare? Ok, cos'è che faccio in realtà, no? Questi sono anche altri esempi, sono cose che effettivamente faccio perché mi piacciono, ovviamente ognuno trova un po' le sue, io vi mostro queste. C'è questa cosa molto carina, questa macchina che si chiama il trainer ellittico, che è una roba che uno sta lì in piedi e pedala con le gambe e contemporaneamente fa sforzi pure con le braccia, no? Che supera una serie di limitazioni sia del tapis roulant, sia delle ciclette, eccetera, è un po' una specie di compilation. È comodo appunto per chi non vuole andarsene in giro, in palestra, così via. Il nuoto è anche una forma di attività fisica molto completa, perché mette in movimento un pochino tutto, e la trovo personalmente gradevole. E poi una buona sorpresa è stata questo diciamo, gioco, questo programma istruttivo della Nintendo, che tramite la balance board, non so se avete presente, no, questa specie di bilancio con quattro sensori, ti consente di fare una serie di esercizi e contemporaneamente ti dà un feedback in tempo reale sul tuo equilibrio, quindi su come li stai facendo. E a volte è un po' noioso e ripetitivo, perché chiaramente un programma non può essere versatile e adattato alle proprie esigenze come un istruttore vero, però ciononostante ho trovato parecchio utile, e
comprende una serie di esercizi che in parte sono esercizi proprio yoga, di equilibrio, di distensione, e in parte ci sono anche veri e propri esercizi muscolari. È tutto molto, molto graduale, molto di basso livello, sono cose che chiunque può fare veramente dall'inizio. Infatti queste qua mo, le ho fatte tutte e sono arrivato a un punto in cui non, cioè, so, le uso anche senza bisogno di avere proprio la console appresso. Mi sono fatto un file di testo con i nomi degli esercizi, ormai me li ricordo, metto lì nella camera d'albergo, la mattina mi faccio gli esercizi. Insomma, sono cose che chiunque può fare un po' dopo averlo imparato. L'ho menzionato perché può essere una cosa che è tecnicamente fatta bene, è abbastanza interessante, può essere un buon inizio, se vogliamo, se uno vuole avere uno spunto. Però c'è un aspetto di tutta questa attività fisica che è un po' è un problematico, no? È impegnativo, perché abbiamo già delle vite così concitate che sarebbe carino trovare dei modi di non dover impiegare ulteriore tempo a fare questa attività fisica, ma sarebbe carino poterla integrare direttamente nella nostra attività lavorativa o di studio, quello che sia, quotidiana, no? E ci sono effettivamente dei modi, che chiaramente non è che si possa fare qualsiasi cosa, perché uno è limitato a dover star lì al computer o a lavorare, cose del genere. Ci sono diverse cose. Una cosa, per esempio, è questa fantastica sedia che io uso, che non è una grande attività fisica, però consente di tenere una postura mobile. Cioè, anziché essere lì bloccati immobili, è contemporaneamente una sedia a dondolo e contemporaneamente stai appoggiato sulle ginocchia, tipo sedia svedese, no? Per cui la schiena, praticamente i muscoli della schiena rimangono sempre in esercizio, sempre un po' in movimento, moderatamente, però su un lungo periodo è qualcosa che ha un effetto benefico, almeno io ho trovato giovamento anche per il mal di schiena. Un'altra cosa che molti miei colleghi fanno è questa cosa di lavorare in piedi. Questa l'ho cominciato a fare anch'io, che è strano, perché uno dice: come fai? Effettivamente non è facile, perché è abbastanza impegnativo, però facendoci un po' la pratica ci si può arrivare, magari per una parte della giornata, non tutto il giorno di seguito. Sono arrivato per esempio a mezza giornata così, poi magari mi stanco un po', l'altra mezza mi siedo e robe del genere. E alcuni miei colleghi addirittura hanno fatto una cosa incredibile, che si comprano queste scrivanie tipo quella lì, alta, però con tutto un vano in mezzo che ci si ficca dentro e costa un sacco di soldi, e poi sotto ci mette un tapirulan. E loro lavorano, intanto camminano, se ne vanno a spasso, e tra una cosa e l'altra, insomma, partono varie migliaia di euro, perché fa sto giochetto qua. Ma siccome io, oltre ad essere pigro, sono anche un po', come dire, non genovese proprio, ma quasi, insomma, e allora ho cercato delle soluzioni alternative. Allora ho preso un paio di scatoloni di cartone, l'ho messi sopra un tavolo normale, così per metterci il computer sopra, e poi ho cercato una cosa alternativa. Ho trovato sto coso qui, che è uno stepper, però uno stepper laterale, una roba tedesca abbastanza solida, che costa tipo 80 euro su Amazon. Insomma, faccio pubblicità perché tanto non mi pagano, non mi viene niente, quindi mi prendo la libertà, no? E questa è una possibilità per stare in piedi, però la cosa utile è anche di non stare immobili, cioè di cercare di mantenere sempre un minimo di movimento, non tutto il tempo, ma ogni tanto, insomma, così almeno uno rimane abbastanza elastico. Questo un po' per l'attività fisica, e quindi il discorso output, il discorso di stare in attività, di consumo di energia. Poi c'è tutto un enorme discorso che è il lato cibo, e quindi l'input di materie e di energia. Qui ci sarebbe veramente da parlare tantissimo, sono tutte cose che in parte già sappiamo, però ci sono tutta una serie di aspetti integrativi che sono molto utili da sapere, no? Ora non posso purtroppo, non ho tempo di stare qui a dettagliare. Sappiamo come macronutrienti, quindi come energia, che abbiamo queste diverse categorie, proteine, carboidrati, grassi. Sappiamo che abbiamo bisogno di altre cose per vivere, non bastano quelle, non basta fare delle pillole, abbiamo bisogno proprio di cose che sono cose biologiche, non basta assumere composti chimici, abbiamo proprio bisogno di assumere strutture che hanno cose che hanno delle cellule dentro, perché il nostro corpo è abituato a lavorare su quelle, a scinderle, e quindi altre cose come vitamine, minerali. E ovviamente è molto importante l'acqua, e cose che tendiamo a assumere purtroppo poco, che sono per esempio le fibre, perché mangiamo molti cibi raffinati che spesso di fibre ne contengono poche. E antiossidanti è un'altra categoria importante, perché sono dei composti che permettono di limitare questo processo di ossidazione interno al corpo, che ormai si è capito che contribuisce fortemente soprattutto nell'andare avanti degli anni, e contribuisce alla minore qualità, diciamo, del corpo, a intaccare tutta una serie di difese e a favorire l'insorgere di malattie, sostanzialmente. Quindi anche quello è un aspetto dell'alimentazione che magari anche lì altre culture, come quella indiana, tengono più conto, mentre noi non tendiamo a farci troppo caso, insomma. E sempre come esempio, questa è una cosa che ho fatto l'anno scorso ho approfondito un po' questi aspetti, ovviamente li ho applicati e ho cambiato
radicalmente dieta, diciamo, e faccio diverse cose. Una delle cose che faccio è che non cucino, anche lì c'è un grosso fattore di pigrizia, lo ammetto tranquillamente, però anche questo fatto di andare a sostanzialmente mi sembra che il fatto di cucinare i cibi a volte è inevitabile, ma in molti casi vada a diminuire fortemente il contenuto nutritivo dei cibi stessi, quindi quando posso lo evito. Questo è soprattutto vero per la verdura, diciamo, no? E mangio molta frutta e verdura cruda. Io non avevo idea, ho scoperto che praticamente si può mangiare qualsiasi cosa crudo, tranne forse boh, le melanzane, le zucchine, giusto quelli. Però per dire una cosa fantastica sono il cavolfiore crudo, proprio così. Sì, si possono. Non necessariamente, sì, è molto un fatto di gusto anche quello, mi rendo conto, quindi ovviamente, però sì, quasi tutti i cibi si possono mangiare crudi, i cibi, i vegetali, diciamo, insomma. Ecco, una cosa importante è il fatto di diminuire il più che si può gli amidi raffinati, perché quella è una cosa purtroppo che noi mangiamo moltissimo. Tra l'altro c'è questa bufala della dieta mediterranea, no? Che non è assolutamente quello che mangiamo noi oggi, è una cosa che si mangiava 100 anni fa ed era a base per lo più di legumi, di pesce, di vegetali freschi. Noi invece oggi ci abbuffiamo di che? Di pasta, di pane, di pizza, di patate, le 4P micidiali sostanzialmente, che io le ho sostanzialmente abolite da anni, ormai non mangio più nulla di tutto questo, o quasi, occasionalmente. E tendo invece a mangiare appunto roba più vicina al suo stato naturale possibile, non per un generico naturalismo o cose del genere, semplicemente perché credo, mi sembra di capire, che lì c'è il contenuto nutritivo maggiore disponibile, insomma. E un'altra cosa che faccio è che mi sono creato questa specie di cosiddetta polvere magica, mettendo insieme una serie di sostanze che derivano in parte dalle culture orientali, in parte da quelle occidentali, che hanno tutte quante un forte potere antiossidante. Allora, mettendo tutte quante insieme, si fa questa specie di misto piccantissimo, che è abbastanza difficile da... però alla fine uno ci fa l'abitudine pure lì, e questo pare, si dice, sembra che dovrebbe avere pure qualche effetto benefico, insomma. No. No, là è dura, non ci ho provato, però penso che mando avanti te perché la vedo un po' capito. Beh, no, tutto no, però non sembra questa grandissima idea, insomma, poi ognuno. Sì, praticamente tutte queste sostanze qui, per esempio la curcuma è un sapore molto usato nella cucina indiana, si fa il curry e compagnia bella, no? Poi, vabbè, ovviamente pepe nero e pepe rosso sono più conosciute a noi. I semi di lino non tanto per quello, ma più che altro perché hanno un grosso contenuto di acidi grassi omega 3, anche se in una forma inassorbibile, vabbè, c'è tutta una roba anche lì. E questo sempre cenni così un po' per grossi capi. No, i semi di gamba hanno molte proteine, quella è una cosa molto interessante, ancora non sono riuscito a procurarmeli, ma le devo provare, però sì, lo so, passano un po' che la canapa è una pianta grandissima, c'è questa, si fanno un sacco di cose, tra cui ovviamente tessili e cose così, questo per esempio è fatto con la canapa sativa, ci sono diversi tipi di canapa indiana, tra l'altro, alcuni che hanno la parte allucinogena, altri no, però da noi vabbè, è vietato un po' tutto in blocco, perché vabbè. Ci sarebbe tutto un altro lungo discorso da fare anche su quello, ma lasciamo stare. Sulle proteine c'è un grosso discorso di qualità, anche qui non abbiamo tempo di entrare molto nel dettaglio, però sostanzialmente io, senza essere diventato tutto vegetariano, ho praticamente abolito la carne. Per dei motivi, ci sono ovviamente motivi anche di empatia con gli animali, motivi socio-economici, tutta una serie di motivi per non mangiare carne, però dal punto di vista della salute il motivo principale è che i bovini, diciamo, gli animali di oggi non sono più sostanzialmente allevati sul campo, non mangiano più erba. Mangiano delle granaglie o delle cose che comunque gli alterano un bilancio importante, che è quello tra questi acidi grassi omega 3 e omega 6. Sostanzialmente la carne di oggi che noi troviamo ha un sacco di acidi omega 6 e pochissimi omega 3, invece dovrebbero essere abbastanza equilibrati. È un po' come la storia del colesterolo buono e cattivo, no? Avete sentito LDL, HDL, no? ci sono delle proporzioni da rispettare. E la carne disponibile non le rispetta per niente. Poi ci sono delle pratiche che sono vietate, sono limitate, eccetera, però purtroppo non sai mai fino a che punto riesci a evitarle, che sono quelle di dare antibiotici agli animali per farli crescere di più, dargli degli ormoni e cose del genere. Sono tutte cose che vanno ad alterare alla fine poi l'equilibrio ormonale del nostro organismo ed è meglio evitare. Il pesce lo mangio ancora, anche perché alcuni tipi almeno hanno grosse quantità di questi acidi omega 3 che contribuiscono a riequilibrare quello, come dicevamo, no? E poi in genere cerco di mangiare taglie piccole, tipo acciughe, sardine, cose del genere, che essendo più piccole stanno a livelli più bassi della catena alimentare e minimizzano un po' l'effetto del mercurio, dell'accumulazione di mercurio, che invece magari sia con specie più grandi, tipo tonno, pesce spada e cose del genere, insomma.
Poi c'è tutto un altro aspetto, uova, latticini, cioè, ho mangiato yogurt per tanti anni, poi ho scoperto questa cosa bellissima che è il kefir, che è questa specie di yogurt del Caucaso dove ci stanno le persone più longeve, che in parte pare sia dovuto anche alla dieta che fanno, in parte forse anche a sto kefir. La cosa interessante è che è una specie di yogurt che, diversamente dallo yogurt normale che c'ha tipo 2-3 ceppi batterici, quello lì ce n'ha tipo 30. È una cosa abbastanza. È un po' tipo uno yogurt, un po' ancora un po' più acido, un po' leggermente frizzante. Sì, si possono trovare questi cosiddetti fermenti in giro e uno se lo può, se lo ricrea. Tra l'altro si fa anche a temperatura ambiente senza bisogno di yogurtiera o altro, insomma. E poi tutta una serie di altre fonti di proteine, tra cui tofu che è derivato dalla soia, il seitan invece è quella specie di pseudo bistecca fatta sostanzialmente da cereali. E legumi di vari generi, anche lì c'è tutto un discorso perché i vari tipi di legumi hanno tutti più o meno la stessa quantità di proteine, però hanno diverse quantità di carboidrati, quindi uno può anche lì bilanciare le cose in modo diverso a seconda di quello che gli interessa. Per esempio, mangio molti piselli e quasi nulla di tutto il resto, insomma. E poi c'è il cioccolato, vabbè, lì c'entra anche un fatto di gola, però il cioccolato ha comunque anche lui delle proprietà antiossidanti, per cui il cioccolato ovviamente fondente, insomma, con un minimo di concentrazione, insomma. Anche qui. Allora, ritornando al discorso di bilancio di materia e energia, no? Come si fa? Normalmente uno mangia, dice quanto mangio? Mangio fin quando sono sazio, no? Io ho un problema su questa cosa qua, perché sostanzialmente ho il senso della sazietà che ho è completamente andato, cioè non so perché, ma il fatto credo di cattive abitudini alimentari, allora mi sono dovuto mettere lì a sostanzialmente avere un controllo esterno su quello che mangio. Allora mi sono creato questo foglio elettronico in cui sostanzialmente mi segno tutto quello che mangio. So, è una cosa terribile, è una specie di mania, diciamo in un certo senso. Però funziona molto bene perché non solo ha un'applicazione pratica e un effetto molto positivo che fra poco vi mostrerò, ma è anche molto istruttivo. Cioè, io sostanzialmente mi sono fatto, ci sono programmi già pronti, vabbè, io ovviamente da bravo programmatore mi devo fare la cosa mia, allora mi sono fatto un foglio elettronico, mi sono fatto una lista di cibi con non solo le calorie ma anche i vari costituenti, perlomeno principali, proteine, carboidrati, grassi, e poi ogni giorno vado lì quando mangio le cose, le peso sulla bilancina elettronica e me le inserisco nel mio diario, che poi mi fa il conto e ogni momento della giornata io so non solo quante calorie ho mangiato, ma anche la proporzione dei vari macronutrienti, in modo che so che a un certo ora della giornata magari mi manca più di quello o di quell'altro, mangio una cosa anziché un'altra e alla fine del giorno più o meno rimane tutto bilanciato. Ripeto, è una cosa un po' da pazzi, però insomma, questo ovviamente è disponibile, che vi dovesse essere interessato tranquillamente, ed è fatto con questi tre fogli, uno è la lista dei cibi, l'altro il diario, e poi c'è il terzo foglio in cui sostanzialmente invece mi segno il mio peso corporeo, ogni 3 giorni metto lì, mi peso e lo scrivo qua dentro. Ah, e questo foglio elettronico l'ho fatto con Gnumeric, devo trovare il modo di ficcare Python in qualche modo, insomma, non c'entra assolutamente nulla, però almeno c'è scritto Python sulla slide, insomma. Vabbè, un pro forma sostanzialmente. E qui c'è il risultato. Da febbraio 2011 a oggi io pesavo 88 kg, ho perso 18 kg e poi ne ho ripresi 3, perché non è sempre facile fare questo lavoro. Come notate ci sono dei picchi, no? Tipo questa zona qui è un viaggio che ho fatto 2 settimane in giro e quando uno viaggia francamente è scomodo, cioè portarsi la bilancina, il foglio elettronico e tutto. Questo, no, questi due sono due sprint di una settimana ciascuno a Buenos Aires. Ogni volta che mi mandano a lavorare da una parte, io ci ho proprio capito, mi mettono là, dolci, cose, perdo il controllo totalmente, acquisto 4 kg, vabbè, la saldo no, perché ormai la carne non la mangio più, una volta l'ho provato e basta. E poi quando torno ci metto 2 settimane a riperderli di nuovo, no? Capito? Maggio quale? Maggio 2012, quel picco, no, quel secondo picco. Questo, sì, questi due sono tutti e due, Ah, questo è sono tutti e due no. sprint, questo invece è un viaggio. No, la cosa interessante c'è, dopo essere sceso, io ho provato per tanti anni a calare di peso e ho fatto il tipico ping pong, no? Tipo perdi 3, ripigli 5 e cose del genere. Invece poi quando proprio ho cambiato l'alimentazione e ho messo su quel sistema di controllo con foglio elettronico, sono riuscito a fare questa cosa qui. La cosa interessante è che sono arrivato a 70 e poi qui piano piano l'ho ripresi. Non Sentivi bene 70? mi sentivo molto diverso da adesso, eh. Però la cosa interessante qual è che quando sono arrivato qui, quando sono partito ho fatto una cosa tremenda. Si dice che il fabbisogno tipicamente per gli uomini è intorno alle 2000 calorie al giorno se uno non fa altra attività fisica, no? Io sono partito qua e mi sono messo a mangiare 1200 calorie al giorno, che è una roba da fame, insomma, non ve lo consiglio a stato.
incazzati, affamati, proprio brutta. Dopo un po' l'ho portato a 1.400-1.500, così ho perso 7 kg il primo mese, quello vabbè, anche di tensione idrica, insomma, può succedere. In genere si consiglia di non perdere più di 3-4 kg al mese, altrimenti il corpo può risentirne. Però è raggiunto il picco, l'antipicco iniziale, diciamo. No, la cosa interessante, sono arrivato qua giù, che piano piano ho riportato sulle calorie, sono arrivato a 1.800-1.900 kg, che è ancora meno di quello che si dice. 1.900, scusa, calorie, oddio. Vabbè. È successo questo, ho cominciato a riprendere peso con 1.900 calorie al mese. Oh madonna, sì, al giorno, sballatissimo. Questa roba qui invece è quando sono tornato a 1.600, io adesso sto mangiando 1.600 calorie al giorno. Credo che sia una cosa anche molto variabile da persona a persona, dipende ovviamente da quanta attività fisica fate. E anche sì, è anche quello. Un anno sei stato mangiando poco, un anno, quindi diventa più efficiente. Sì, immagino di sì. Però insomma, ognuno ovviamente poi deve trovarsi la sua, il suo ritmo, il suo livello, insomma, è così. E comunque, ecco, interessante poi, il mio obiettivo. Ecco, c'è quel discorso lì dell'indice di massa corporea e così via. Per arrivare al fantomatico 22 dovrei pesare 68-68,5, quindi dovrei perdere in teoria altri 5 kg. Però siccome sto comunque già nella cosiddetta fascia normopeso, non mi preoccupo più di tanto. Insomma, cerco più che altro, l'importante è non recuperarne altri, se riesco a toglierne qualcun altro, e vabbè, insomma, ok. Abbiamo visto un po' i discorsi energetici, input-output, non finisce lì, ci sono altri aspetti molto importanti che bisogna considerare. Uno di questi è il riposo è fondamentale. Dormire poco, andare a letto tardi, svegliarsi la mattina presto e così via, e ad avere soprattutto un ritmo irregolare, anche qui è stato scientificamente dimostrato che non fa bene al complessivo equilibrio del corpo, quindi conviene cercare di dormire almeno quelle 7-8 ore a notte, e possibilmente avere dei ritmi regolari e possibilmente sincronizzati con la luce naturale, perché esiste questa cosa che si chiamano ritmi circadiani che noi abbiamo dentro, che bene o male consentono al corpo di lavorare al meglio e di avere dei processi biologici stabili sostanzialmente. Quindi l'ideale sì sostanzialmente è non far troppo tardi la sera e alzarsi abbastanza presto la mattina. Questo anche lì dipende dalle persone, io mi trovo molto bene mattutino, insomma, la mattina ragiono bene, la sera invece già diventa un po' annebbiata, eccetera. Altri hanno bisogno delle loro pinte di birra a mezzanotte o cose del genere, senza riferimenti a persone qui presenti, diciamo. e allora, beh, capisco, no? Ognuno c'ha le sue, però diciamo la. Il criterio è qua. Un'altra cosa molto importante, dicevamo, è stare attenti ai flussi di cose che entrano e escono nel nostro corpo, è cosa immettiamo come aria, ovviamente come qualità dell'aria, dell'atmosfera in cui viviamo, e altri tipi di contaminanti, che poi quello sono sostanzialmente agenti inquinanti. Uno di questi è ovviamente il fumo, che vabbè, si sa, non c'è bisogno che ve lo dico io, si sa che fa male. Io una volta avevo una posizione un po' più drastica sul fumo, poi ho letto un po' e ho scoperto che in effetti c'è una proporzione. L'incremento del rischio di prendere tumore al polmone o cose del genere in base al fumo è piuttosto proporzionale alla quantità di sigarette, diciamo, comunque di fumo che uno fa, quindi finché uno rimane su 2-3 sigarette al giorno l'incremento è relativamente moderato, quindi potrebbe anche essere accettabile se proprio uno riesce a farne a meno, capito? Certo, ogni fattore di rischio è cumulativo. Quindi se io sto in campagna e fumo, sì, la mia posizione personale, anche per un fatto di gusto, è che io evito sistematicamente le città in generale, più sono grandi più le evito. Io vivo in campagna, io in mezzo ho i cavalli davanti, le mucche di fianco, cioè proprio così. E vabbè, quelli hanno altri tipi di inquinanti, però è un altro discorso. Ma sicuramente vivere in un ambiente inquinato non fa bene. Ma un'altra cosa che è anche molto importante, noi siamo culturalmente abituati a immettere delle sostanze nel nostro corpo, meglio sul nostro corpo, anche per un fatto di cosmesi o di detergenti o cose del genere. Anche lì ci sono ricerche che dicono che è probabile che ci siano per esempio deodoranti a base di alluminio, pare che siano parecchio nocivi, quindi uno dovrebbe stare anche attento anche qui ripeto, non c'è tempo di entrare nei dettagli, però sono sicuramente cose su cui vale la pena di documentarsi, perché ci sono tutta una serie di cose, di abitudini che abbiamo e che cose che facciamo, semplicemente perché le fanno tutti quanti intorno a noi, che non è per nulla detto che siano la cosa migliore da fare o che vadano bene, quindi vi invito a esercitare spirito critico anche su questo. Una menzione molto veloce su questo concetto molto interessante che si chiama ormesi, che è un'antica parola greca, che sostanzialmente significa uno stress controllato.
trovato, ci sono una serie di attività e di pratiche che si è visto che fanno bene al corpo, perché sostanzialmente ci danno, per usare un termine tecnico, c'è una botta, e consentono di scuotere temporaneamente quegli equilibri. Allora il corpo lavora per rimettersi in situazione di equilibrio, e facendo questo in modo limitato, controllato, per tempi ridotti, è come se il nostro corpo si fosse evoluto per sopportare una serie di stress, e il fatto di sopportare questi stress consente di eliminare scorie, di mettere in circolo energie, fonti di energia che erano fermi. E qui trovate una serie di cose che possono sembrare più o meno strane, però il principio è lo stesso. Il fatto della sauna, cioè di stare in un ambiente caldo, poi buttarsi nell'acqua gelata, quello è un po' estremo, però insomma il concetto è quello di stressare un po' il corpo, l'esercizio fisico, un tipo di stress, i massaggi. Il digiuno è una cosa molto interessante, perché fatto per tempi limitati può anche lui favorire a rimettere in circolo energie. L'alcol è anche un tipo di stress che si è visto che in quantità limitate può effettivamente far bene, chiaramente non oltre certi livelli. Scusa? Quantità limitata che fa bene, tipicamente anche per motivi epatici, di fegato, di smaltimento dell'alcol, è intorno a un bicchiere di vino, massimo due al giorno, all'era geologica, e una birra piccola o massimo due al giorno. Mi spiace, ma i tedeschi all'Oktoberfest là non è veramente capito niente. Vabbè, ognuno ha le sue abitudini culturali, ripeto, noi beviamo il vino, chi beve il whisky, eccetera. Però il digiuno anche lì si parla spesso, c'è alcuni che fanno tipo 12-16 ore. Una cosa che ho provato a fare anche recentemente è stata che uno fa la cena la sera, poi va a dormire, la mattina non fa colazione e arriva fino all'una, alle due, ha fatto quelle 16 ore sostanzialmente senza mangiare, e a quel punto hai fame, mangi. E magari succede anche per motivi, per vincoli esterni, perché capisco, però sì. Se vi capita... No. Funziona, perché sono un ciccione. Quella è una cosa, non è che fai una cosa e ti risolve tutti i problemi, ogni cosa contribuisce, no? E l'ultima cosa sono i vaccini, che in un certo senso sono anche quello, sono un modo di sottoporre il sistema immunitario a dei virus indeboliti per permettergli di riconoscerli e quindi aumentare le proprie capacità di difesa. Oddio, proporre di vaccinarsi così per niente sono la stessa cosa, mi sembra un po' eccessivo. Forse sì, vabbè, però, punti di vista. Ok, siamo di nuovo qui. Io sto facendo un'enorme propaganda a questo libro, perché una volta che io avevo già proposto questo talk, ad aprile scopro che esce fuori questo libro, me lo leggo, ed è fenomenale. E ripeto, non ricevo provvigioni o quant'altro, quindi giusto, Giuseppe mi ha regalato questo libro gratis, è l'unica compenso che ho avuto. È molto, non è approfondito, però è molto l'ampio spettro, vi dice un po' tutto. Io ci ho trovato un po' tutto quello che avevo letto e anche alcune cose che non conoscevo, e poi vabbè è molto molto geek, c'è un fracco di cosettini che ti metti addosso quando corri, perché ti misura lo sforzo e poi vai online, ti scarichi su servizi online i dati, quello ti fa il grafico, lo spreadsheet che ho fatto io è veramente roba da bambini a confronto di quello che c'è in giro adesso. Questa è una cosa che vi consiglio decisamente di procurarvi se avete interesse nel campo, chiaramente appena uscito in inglese, non che io sappia non esiste la traduzione italiana. E no, ci penserò. Ah, una cosa importante, ci sarà nell'estrazione di giovedì pomeriggio un'estrazione aggiuntiva in cui sempre Giuseppe di Orilli mette a disposizione sia questo che altri libri di Orilli, più un Fitbit, un dispositivo di questi fitness che te l'attacchi al braccio quando corri, eccetera, e così via. E questa però è un'estrazione limitata, nel senso che non viene estratta, l'estrazione viene fatta fra tutti gli aderenti a EuroPython, ma solo fra quelli che sono venuti a questo talk. A meno che qualcuno non faccia la spia e spifferi il codice segreto, quindi non lo fate. È in live cast, quindi in questo momento il mondo c'è il codice segreto. Carcaggia. Questa non l'avevo considerata. Passano avanti la telecamera. Scherzare, giusto? Non credo. Allora, aspetta, come possiamo fare? No. Marco, mettiti davanti un attimo. Non si può. Non davanti così. Vabbè, insomma, rischieremo. Ok, voi pigliate un biglietto da visita, un foglietto, quello che vi pare, scrivete il nostro nome, poi veloci, scrivete questo codice segreto, segnatevelo e andate da Giuseppe e le date sto. Sì, vabbè, senti. Sì, lo so che tu li indovini, che mi frega, dai.
e date un foglietto con scritto il codice, e l'estrazione sarà fatta solo tra quelli che partecipano al talk oggi e anche domani, perché domattina c'è lo stesso in inglese. Avete fatto? Posso levare? E si vincono, dicevo, varie copie di questo libro, copie di altri libri Aurelia scelta, quindi voi potete scegliere i libri che volete, e in più questo aggeggino che costa pure un po', sto Fitbit che misura l'attività fisica che uno fa e compagnia bella. Sì, date un foglietto col codice a Giuseppe, al banco, e poi giovedì pomeriggio ci sarà l'estrazione. Fine. E siamo quasi alla fine, volevo menzionare questo libro perché sostanzialmente è il motivo per cui sono qua oggi, cioè io dopo aver cercato di dimagrire per vari anni ho pensato di approfondire un po' più proprio il discorso della salute e della prevenzione, ho trovato questo libro di questo neurologo francese, che è un libro contro il cancro, lui è morto di cancro l'anno scorso. Dice, che fai, ci prendi in giro, no? ci consigli. Questa persona ha scoperto di avere questo cancro 20 anni fa. Lui è un neurologo, ovviamente una persona molto scientifica, ha fatto radiazioni, chemioterapia, tutto quello che doveva fare. Gli è passato per parecchi anni, cioè non ha avuto più sintomi, e poi gli è tornato. Ha avuto una ricaduta, e a quel punto lui, avendo un po' una sensibilità speciale, si è messo lì a cercare approcci alternativi che fossero più di prevenzione che non di cura. E li ha trovati, ha scritto un libro su queste cose con un appendice enorme, 20 pagine di riferimenti bibliografici, insomma. E la cosa bella di questo libro è che è molto personale, c'è molto della sua storia, non è un manuale crudo così, è molto coinvolgente. E appunto questa persona purtroppo è morta, un'altra persona che è morta di cancro, che è famosa, che voi probabilmente conoscerete, ha fatto il suo discorso a Stanford, ha finito il suo discorso con questa frase famosa, stay hungry, stay foolish, che significa restate affamati, restate pazzerelli, diciamo così. Però, quando ha detto questa cosa, si è scordata una parte importante, secondo me, che invece è stata capita molto bene da un altro tizio, che giustamente tra le cose che ha detto è stato vivo, infatti guarda caso questo qua è ancora vivo, è bello pimpante, bella cosa e tutto quanto, e quindi diciamo io vi invito a restare vivi e a prendere cura insomma del vostro corpo. Ultimissima nota tecnica, questa presentazione è fatta, qui c'è un po' di istruzioni, la metterò poi online, è fatta in modo tale che se voi andate col cursore qui in basso esce fuori un menu, cliccate sullo zero, vi esce fuori in formato testo dove ci sono tutta una serie di note e di riferimenti che sono aggiuntivi rispetto a quello che avete visto oggi. Le devo ancora completare, però poi le farò. E questo è quanto. Ci sono domande? Vai. Allora, una domanda sulla sedia d'ondolo stock. Sì. Ma è davvero comoda o è solo una cosa per... Sì, io ho provato vari altri tipi di sedie. Quella che io in realtà ha anche un piccolo schienale che però poi uso quasi mai. È un po' costosa, è una roba norvegese fatta con un legno speciale che poi viene riscaldata a vapore, così lo storcono e fanno tutta una cosa. Ce ne sono anche più economiche, credo, insomma, ne trovate di vari tipi. La cosa che mi piace molto, io ho provato la sedia tipo svedese, quindi stare con le ginocchia appoggiate così, però dopo un paio d'ore ti cominciano a far male le ginocchia. Invece la cosa bella di quella è che essendo a dondolo, stai tutto il tempo un po' così in movimento, esatto, e quindi lo sforzo si distribuisce un po' su tutto il corpo, insomma. Ovviamente non è caso di bere super alcolici. Quello in generale, che significa? Cioè, non è che... Altre domande? Scusate. L'elittica. È una cosa che la compro e posso iniziare a usarla, o siccome io faccio più la fisica, quindi... Quello è regolare come tutto... No, come tutte le altre cose è regolabile, la mia c'ha tipo 8 così a 8, io mo sto a 6, tu metti a mezzo e stai a posto, insomma. Non è un problema. La produttività dipende molto da come la definisci, immagino che tu intenda produttività lavorativa. La produttività aumenta molto, io quando non faccio ginnastica per 3-4 giorni comincio a sentirmi di nuovo come mi sentivo prima, cioè tutto un po' moscio, senza voglia di fare le cose. Io per me almeno ha un effetto terapeutico fenomenale, che è buona parte del motivo per cui faccio tutto questo, non è solo un fatto mentale, è proprio che mi sento meglio, mi sento molto meglio di come stavo prima. Vabbè, cosa personale. Altre domande o abbiamo tempo? Tu sei mattutino, ma se uno si trova meglio a lavorare di notte... Ti organizzi di conseguenza, voglio dire, se proprio è, voglio dire... Purtroppo ci sono dei ritmi... Sì, no, assolutamente. Ognuno deve trovare il suo sistema, la sua struttura, non c'è una ricetta valida per tutti. Vi ho dato degli esempi, ovviamente sono i miei, ma ognuno deve trovarsi un po' le sue cose, ecco. Una rottura quando tu produci di più la sera e il tuo cuore di la mattina.
lo so, però io sono sicuro che ognuno può trovare un po' la sua, il suo equilibrio giusto, insomma. Sì, beh, poi parliamo anche di quello magari. Benissimo. Altre domande? Grazie.